migliaia di studenti aretini al terzo sciopero mondiale per il clima, il Fridays for Future. Ad Arezzo però ha anche una velata nota polemica. I ragazzi di Friday for Future avevano già incontrato a maggio il primo cittadino di Arezzo consegnando una prima lettera. Da lì la promessa di incontrarsi nel mese di settembre, ma dicono dal movimento nessun invito formale, solo uno scambio durante una trasmissione radiofonica. Nessuno ha mai parlato di un invito reale, forse c'è stata una cosa velata, ma invito diretto, venite, no. Inoltre 2000 hanno scelto di scendere in piazza per chiedere ai grandi azioni concrete, ma anche per portare il loro esempio. Desideriamo inoltre avviare una cooperazione efficace, immediata e a medio e lungo termine con l'amministrazione, a tutela di tutti i cittadini, della biodiversità e del nostro territorio, per trasformare insieme le promesse in azioni. A fine mattinata la lettera viene consegnata alla segreteria comunale, la polemica è già passata. A questi ragazzi interessa sapere cosa può fare il comune di Arezzo per salvare il nostro angolo di Toscana e l'incontro con Alessandro Ghinelli è già fissato per fine ottobre. A Radio Fly ha spiegato molto bene quello che sta facendo il comune, è importante. Però per ora siamo a dichiarazioni di intenti e anche a un modello che noi vorremmo discutere con il sindaco.